Ciao, come state? Ciao. Tutto bene? Siamo Bene. bene. Così per rompere un po' il ghiaccio, volevo farvi una domanda un po' sciocca. Volevo chiedervi, visto che questo percorso sia concluso, se doveste farvi un tatuaggio dedicato alla serie, cosa vorreste farvi? Madonna. Non ci avevo mai pensato, fatto, però. esatto, un tatuaggio, tipo quelle cose che dici, vogliamo Sì, farlo, un tatuaggio del... e ragazzi oggi sono impegnata, non riesco a Non farlo, riesco. sono andata con voi. Che ti resti fatta? Però è... Ma legata al personaggio o a noi? Quello che volete, un'ondina, un'ombrellino, L'ondina qualcosa. basta, l'ondina non si può più fare. Però il simbolino del bagno paradiso, Come corso, sembra il bagno? non me lo ricordo. Quello sarebbe un bel modo per Però ricordarselo, c'ho in vedi? mente qualcosa, tipo la maglietta del bagno paradiso, C'è cioè, una forse la palma. palma, la palmetta, piccolina piccolina. Tutti uguali? Anche tu e Cristiano devi Ma farlo. no, non, Lui essendo no. le 3 stagioni non l'ho fatto, non posso Lui fa mettere. parte di Summertime quando li fa Posso fare una Colin. palmetta piccola, io proprio Ma posso c'è, fare una Rosini, mezza vieni mini così. palmetta. Così. Infatti, allora, parlando di questa cosa, il fatto che sei la new entry di questa ultima stagione, vorrei chiederti com'è stato unirsi a questo cast, visto anche il successo internazionale che ha raggiunto questa serie. Allora, è stato, no, è stato facile, è stato facile. Poi siamo stati bene subito, nel senso, non mi va di parlare infatti, ve lo sapevo io. Nel senso, per me io sono stato bene. No, anche me, credimi. Alla fine mi sono divertito un sacco, ero un gruppo molto giovane, stavamo al mare, cioè, era un lavoro, non lavoro. Cioè, alla Esatto. fine, ma magari si lavorasse così tutta la vita. Quindi, no, sono stato benissimo. Poi mi Abbiamo è piaciuto, accolto mi avete bene. accolto bene, nessuno ha Esatto. fatto il bullo. E sia te che Coco, vorrei chiedere invece come si evolve un po' il rapporto tra i vostri personaggi nel corso della serie, visto anche che sono legati dalla musica, e quindi anche cosa rappresenta per voi la musica, e se anche tu, Amanda, vuoi rispondere, se avete un qualche artista del cuore che vi portate dietro, anche magari dalla colonna sonora di Summertime. Allora, sì, sicuramente noi ci accomuna questa cosa, infatti il nostro percorso parte prima in un modo per poi Sfociare in un in un altro. altro. E quindi scopriamo questa passione in comune, io cerco di spingerla a farla, è molto più titubante di me, io lo faccio per dire, se no non sono Esatto. una star, nemmeno io, però giro col camperino e vado a suonare in giro, insomma. E quindi faccio questo, io sono a Sì. servizio. Mi Di sprona, Summer. cerca esatto di farmi seguire la stessa strada di mamma e io insomma all'inizio faccio un po' fatica, però poi dopo cerco di lasciarmi andare. Capisco che è una persona che riesce a capirmi e quindi c'è una bella fiducia, comunque iniziamo questo percorso assieme. Qualcosa, una canzone Ah. che ti piace, Qualcosa che ti così. ha... Ma io sono super fan della colonna sonora di Summertime in generale, ma da sempre, dalla stagione 1. E quest'anno è stata, secondo me, una delle migliori come colonna sonora. Non Non quella che avete cantato e suonato voi. No, non è vero, anche le canzoni che No, avete perché suonato voi mi piacciono un sacco. Tra l'altro ce ne sono rimangono alcune che sono... tantissimo. Mi fai Brava... No, parlare? scusa. Oh. Rimangono tantissimo in testa, cioè io le ho Ma sentite guardando le puntate e le ho canticchiate per tutto il l'abbiamo giorno. fatta apposta, mica. Cioè, Sono quindi certo. super. E poi vabbè, c'è la Carrà dentro, quindi. Top. E Amanda, invece, parlando della tua Sofia, diciamo che fa un passo verso la vita più adulta, una vita molto competitiva dove non si sa bene cosa riserverà il futuro. E quindi vorrei sapere da te com'è stato affrontare questo percorso un po' diverso per il tuo personaggio. Allora, per me è stato. Io mi sono rivista molto nel percorso di Sofia, nel senso che appunto lei è uscita dal liceo e ha trovato un po' per caso la sua strada, come è successo anche a me. E si è resa conto un po' da subito che non era proprio un percorso semplice. E non, diciamo, canonico, non è uno di quei percorsi che dici studio questo, faccio il master in questo, lavoro per tot da questa parte e poi basta. È un percorso che ti devi creare un po' tu. E
E è un po' quello che ho fatto io con la mia vita, nel senso io ho finito il liceo, ho detto oddio cosa faccio adesso, e poi ho preso un po' la vita per come mi arrivava. Ho cercato di mettere insieme il mio percorso nel miglior modo possibile, ovviamente con tutte le difficoltà del caso, con i vari pianti del caso, oh mio Dio, cosa farò nella mia vita? Però alla fine da qualche parte si va sempre, l'importante è non disperare quando non si trova sempre la luce in fondo al tunnel, prima o poi arriva. E vorrei chiedere a tutti voi qual è il più grande insegnamento che secondo voi i vostri personaggi vi hanno lasciato e hanno anche lasciato al pubblico, una lezione di vita o anche una minima cosa che secondo voi però è la cosa più di impatto che è rimasta di loro. Io sono, proprio dalla prima stagione dico questa cosa, Sofia passa un messaggio veramente importante rispetto alla sua sessualità, nel senso che è scritto anche, secondo me, in modo veramente azzeccato, il fatto che non ne venga mai fatto un dramma, nessuno ne parla, nessuno ha obiezioni riguardo a questa cosa, lei semplicemente vive la sessualità nel giusto modo, ossia senza parlarne, senza dover dare spiegazioni a nessuno, semplicemente liberamente, come dovrebbe succedere ovunque, sempre. E questo secondo me è un bel messaggio che ha dato a me e spero anche al pubblico. Del mio invece forse la sua, tra virgolette, purezza, nel senso che lui è molto puro in tutti i rapporti, nel rapporto con la ex o come lei o parlano, ma quella è la tua ex, lui comunque dice tutto, non è uno che nasconde, no, sai, è molto puro su quello che sente, su io non so che cosa noi siamo, ma mi piace quello che stai facendo, quello che questa via della canzone voglio. Quindi la sua purezza, se devo dire, una roba. Per me invece è difficile trovare una cosa, sicuramente la semplicità e il modo di vivere tutto a pieno, nel senso che Summer alla fine vive tutto quello che le succede al 100%, la situazione familiare, la situazione con Ale, il lavoro, e anche di magari non prendersela troppo con se stessa, perché alla fine va bene così, cioè sbagliamo tutti e questo serve per crescere. 3, 2, 1, ciao da Nancy! Ormai yeah. Ci vogliamo vedere.